Quando si parla di delitti, molto spesso le vittime sono donne. Ma ci sono in casi in cui le donne stesse si trasformano in assassini. Ed è proprio l'omicidio di cui vogliamo parlarvi questa sera, che vede come protagonista una donna. In realtà è una donna fragile, insicura, lei stessa vittima di violenze, ma forse proprio per questo in grado di prendere una pistola, premere il grilletto ed uccidere. È il caso Terry Broome, questa sera, a Donne, Vittime e Carnefici. Del caso di questa sera dobbiamo fare una sorta di salto nel tempo e andare nella Milano degli anni Ottanta. Sono gli anni del consumismo, del lusso sfrenato, della cosiddetta Milano da bere. Ci sono macchine di grossa cilindrata, locali alla moda, appartamenti molto costosi. E poi ci sono naturalmente gli imprenditori e gli aspiranti modelle e modelle che arrivano a Milano con un sogno in testa, quello di sfilare sulle passerelle milanesi oppure finire su qualche rivista di moda. In realtà una di loro su una rivista ci finirà, ma è una rivista non di moda, finirà infatti nelle pagine della cronaca nera. Si chiama Terry Broome, è un'aspirante modella americana che è venuta da molto lontano, dalla South Carolina, in cerca di fama e di fortuna. Siamo a Milano, che di giorno è l'emblema della produttività. Di notte invece si trasforma nel simbolo dell'edonismo più sfrenato, a base di festini, a base di coca, alcol, prostituzione. E l'episodio che vi raccontiamo questa sera in realtà svelerà proprio i lati più oscuri, meno conosciuti della cosiddetta Milano da bere. Perché è proprio a Milano che si ritrovano aspiranti modelle e modelle da tutto il mondo, come vi dicevo, che in nome della fama, della voglia di arrivare, si lasciano trasformare in veri e propri oggetti sessuali, in individui usa e getta. È proprio in questo ambiente che vi raccontiamo la storia di questa sera, un ambiente in cui in realtà sono pochissimi quelli che riescono ad arrivare, tutti gli altri finiscono in una sorta di tunnel senza fine, fatto appunto di droga, alcol, prostituzione, naturalmente tutto in una cornice estremamente affascinante perché parliamo di ville lussuose, locali alla moda, macchine di grossa cilindrata. Ebbene, proprio in questo ambiente che nella notte tra il 25 e il 26 giugno 1984 accade qualcosa, qualcosa il cui epilogo non verrà dimenticato molto facilmente. All'alba del 26 giugno 1984 una ragazza terrorizzata sale di corsa alcune rampe di scale. Suona al campanello di Carlo Cabassi, un suo amico, riferendo che è stato commesso un omicidio. Francesca is dead! Francesca is dead, come on! Scendono al pian terreno ed entrano nell'appartamento del loro amico comune, Francesco D'Alessio. L'uomo giace a terra, senza vita. Vado a cercare un'ambulanza. Dopo essersi preoccupato di rimuovere le tracce di cocaina presenti in casa, Cabassi decide di chiamare i soccorsi. Andiamo, forza! Francesco D'Alessio faceva una vita molto a glamour, frequentava un ambiente bellissimo. Mi ricordo che nell'83 mi trovai a Londra con lui
E nel locale Trump, lui era al tavolo insieme con Catherine Deneuve e Marie Luttolo. Era stato con Mia Farrow, quindi uno che piaceva molto alle donne, però era una persona buona, schietta, molto generosa. Si sposò, diciamo, in età matura con Cheryl Stevens, dalla quale ebbe due bellissime bambine, e purtroppo D'Alessio entrò in crisi con la moglie in quanto lei venne sospettata di avere una relazione con Gazebo, che fu un cantante di successo dell'epoca, la Meteora, famoso per aver cantato Lunatic. E contemporaneamente, in questa situazione, lui purtroppo si trasferì a Milano a casa di Carlo Cabassi, che era un famoso finanziere, uno dei più grossi immobiliaristi di Milano. Di lì cambiò un po' la sua vita, entrò in un ambiente pericoloso, difficile, in cui si faceva uso di stupefacenti e in cui c'era un giro di donne che provenivano da queste agenzie di fotomodelle, e da qui nasce tutta la vicenda in cui arriva la presenza di Terry Broom, sorella della più famosa Donna Broom, che invece era una modella che ha avuto un certo successo. Cos'erano gli anni Ottanta? Gli anni Ottanta sono stati gli anni in cui le donne hanno per un attimo desiderato di essere ancora degli oggetti carini, frivoli, simpatici. Io credo che Terry Broom sia una vittima di quegli anni e credo che anche Francesco D'Alessio sia una vittima di quegli anni. A vederlo sembrava un giovinotto, nemmeno troppo brillante della sua epoca, un giovinotto cortese, ben nato, forse viziato. Si pensava sin dall'inizio, dico, che ci fosse una matrice di carattere femminile. Sicuramente si pensava ad un omicidio a sfondo passionale o comunque su uno sfondo sessuale, anche perché in realtà la vita di questi personaggi in allora era una vita abbastanza burrascosa sul piano sentimentale, era una vita oltremodo disordinata e sapendo che il soggetto gravitava in un mondo di questa siffatta maniera, era chiaro che gli investigatori puntassero già nel cosiddetto cherchez la femme, cercate la donna, perché sicuramente è una matrice femminile. Dunque, la Milano da bere viene sconvolta da un omicidio. Uno dei più famosi viveur delle notti mondane viene ucciso a colpi di pistola in un appartamento del centro, mentre è in compagnia di una modella americana, Lori Marie Roico. Ma chi è esattamente l'uomo che giace a terra? Si chiama Francesco D'Alessio, è figlio bene, di una famiglia bene romana, ed è figlio di un avvocato di fama che si chiama Carlo D'Alessio, noto anche perché è uno dei più importanti allevatori di puro sangue. Infatti viene ribattezzato il re del galoppo. In realtà dunque Francesco ha molti soldi, è miliardario, viziato, diceva Lina Sotis. È anche sportivo però perché è un ex rugbista, un ex tennista ed è un uomo a cui piace molto il gioco d'azzardo, nonché le donne. Dicono molte cose di lui, dicono che è un playboy, che forse ha trovato nella Milano da bere il suo habitat naturale, ma dicono anche che è un collezionista di giovani donne, mentre altri lo descrivono come un uomo in realtà fragile, appena separato, che ha cercato nella Milano di quegli anni un po' di leggerezza proprio dopo la separazione da questa modella americana. Dottor Lattanzi, abbiamo visto si faceva un grande uso di cocaina in quegli anni, che però era una droga assolutamente di lusso per poche persone. Oggi è ancora così. Purtroppo no, è assolutamente alla portata di tutti adesso l'acquisto e l'uso della cocaina e anche di altre droghe. Purtroppo l'Osservatorio europeo sulla droga ci posiziona sul podio, siamo il terzo consumatore europeo di droghe. Sento una curiosità, in realtà l'utilizzo della droga viene considerato a seconda dei vari casi come un aggravante, un esimente. In questo caso, secondo lei, l'utilizzo della droga ha facilitato l'omicidio, ha facilitato il commettere questo omicidio oppure no? Insomma, la domanda è se sotto l'effetto della cocaina è più semplice, è più facile commettere delle azioni criminose oppure no? Io per rispondere a questa domanda faccio riferimento a un'altra ricerca molto interessante del 2009. Questa ricerca, portata avanti dalla polizia di Manchester in Inghilterra,
che ha, secondo me, evidenziato un dato significativo. Circa l'83% dei crimini violenti è stato messo in atto, è stato agito da persone sotto effetto di sostanze stupefacenti. Ma questo perché? Perché cadono i freni inibitori, si è più sicuri di sé, che cosa succede? Può succedere tutto quello che abbiamo appena descritto. La cosa importante è che la cocaina, ad esempio, può indurre chimicamente una sorta di psicosi paranoica, cioè una persona può vedere in un'altra persona, in un uomo o in una donna, una sorta di persecutore e quindi agire quasi per liberarsi da questa persecuzione, un agito, appunto, un acting out, un agito violento, e portare ad omicidi o a suicidi. Quello che è certo è che la droga è una delle protagoniste, la cocaina in particolare, di questo che sembra davvero un film. Un film con tutti gli stereotipi del mondo della moda. Ci sono gli imprenditori, ci sono le modelle giovanissime, ci sono i locali alla moda, le macchine di grossa cilindrata, ci sono le ville lussuose. Ma torniamo all'omicidio di Francesco D'Alessio. Dopo l'omicidio, naturalmente, cominciano le indagini. Lei ha dichiarato di aver visto Francesco D'Alessio litigare con una ragazza, è vero? Have you seen Francesco D'Alessio fighting with a girl? Yes, I saw them, they were arguing. Sì, li ha visti, stavano litigando. Quindi sa anche come si chiama quella ragazza? What's her name? Terry. Terry come? What's her surname? I don't know. Non sa come potremmo rintracciare quella ragazza? Where we can find girl? I don't know. Non sa dove vive? Where does she live? I don't know. I live in Residence Clotilde. Many models live there. Vive nel Residence Clotilde. Molte modelle vivono lì. È quello in corso a Porta Nuova. A seguito dei primi accertamenti del primo sopralluogo, faccio accompagnare in questura, negli uffici della squadra mobile, sia questa ragazza americana, la Roico, sia il Cabassi che si trovava sul posto, per cominciare gli interrogatori e la ricostruzione più compiuta del fatto. La prima ad essere sentita è stata appunto questa Roico, che era una fotomodella e continuava a ripetere questo nome, Terry, per giungere alla identificazione effettiva di questa Terry. Mi sono recato presso il Residence, consultando i registri mi è stato facile aggiungere al nome Terry anche il cognome Brun. Il commissario Macri, dopo aver interrogato la testimone Roico, decide di seguire una propria intuizione e si reca a Residence Clotilde. Controllando i registri dei residenti, trova infatti il nome di Terry Brum e vicino al nome della ragazza trova anche il nome di Giorgio Rotti. La cocaina a Milano negli anni 80 aveva una notevole diffusione, sia per la diffusa presenza di uffici, sia per l'altrettanto diffusa presenza di locali notturni, night, discoteche frequentate in genere, sì tanto dalla delinquenza, tanto da persone che vivevano di notte. La Milano da bere com'era? Ragazze che arrivavano da lontano solo per frequentare i locali, per vedere i fotografi, per essere fotografate, e giovanotti che le cercavano. Le cercavano perché stare con una modella, uscire con una modella, portare fuori una modella era considerata la cosa più in del momento. Quanti si sono persi dietro quel gioco di sembrare qualcosa che forse non erano? Qui arriva il mistero. Forse anche quel giovinettello con quell'aria timida, che era Francesco D'Alessio, si è completamente perso dietro la voglia di sembrare ciò che non era, o forse Francesco D'Alessio era quella cosa lì. Commissario Macri, buongiorno. Prego, si accomodi, commissario. Grazie. Allora, senta, qui c'è Terry Brum,
È stata cotta dopo la caduta, insomma. Sì, guardi, eravamo al locale, siamo tornati a casa, siamo rimasti qua 5 minuti, io poi mi sono addormentato e... Nella camera di Rotti chiedo di poter dare uno sguardo tra le cose della sua ospite e rinvengo una pistola Smith & Wesson calibro 38 simile a quella descritta dal testimone. Chiedo a Rotti conto di quella pistola e lui dice di essere in possesso del porto d'armi, in effetti aveva il porto d'armi, e gli chiedo di seguirmi in questura, portando con sé logicamente l'arma. Anche grazie alla testimonianza dell'Aroico una cosa appare subito chiara. A sparare a Francesco D'Alessio all'alba del 26 giugno 1984 è stata la modella americana Terry Broom. Ma chi è esattamente Terry Broom? E soprattutto, in quelle ore, dove è scappata, dove si nasconde? Lo scopriremo tra poco, dopo la pubblicità. Dunque, per l'omicidio di Francesco D'Alessio, il cui corpo viene ritrovato in un appartamento del centro di Milano, il 26 giugno 1984, le indagini portano a un solo nome, è quello della modella americana Terry Broom, che ora gli inquirenti stanno cercando. 26 giugno, ore 7:30, Terry entra in camera di Giorgio, che sta ancora dormendo. I have to leave. Take me to the airport. Perché? Take me to the airport! Cos'è successo? Ho sparato Francesco. Sai che hai fatto? La ragazza si imbarca sul volo Swissair delle 10:35, direzione Svizzera, Zurigo. Dottor Lattanzi, naturalmente negli anni Ottanta non c'erano gli strumenti investigativi che ci sono oggi. Prima di tutto non c'erano i telefonini e quindi eventualmente le celle da agganciare e da studiare. Quali erano gli strumenti investigativi che si usavano allora? Di sicuro le indagini tradizionali e quelle scientifiche, ahimè e per fortuna, seguono sempre la tecnologia. La prima, qualsiasi investigazione tende a raccogliere le informazioni, i dati che poi devono essere confrontati e comparati con tutte le altre informazioni che via via durante l'investigazione si raccolgono. Comunque, volendo restare nella branca dell'intelligence, anche in quegli anni venivano messi sotto controllo telefoni fissi, si usavano le microspie per le intercettazioni ambientali, si seguivano i fax e anche le cabine, e in alcuni casi tuttora, qualora in un certo tipo di investigazioni bisogna controllare delle cabine o i fax, questo tipo di investigazioni vengono messe in atto. Poi ci sono anche gli informatori, che allora naturalmente erano molto utilizzati, più di oggi forse. Assolutamente sì, assolutamente sì. Dipende da investigazione in investigazione. Qui stiamo parlando un po' della parte, come dicevo, dell'intelligence, tutto ciò che ha a che fare con le tecnologie. L'informatore per fortuna esiste, per fortuna può, se non è un millantatore, può dare la retta via da seguire e semmai da spostare rispetto all'ipotesi iniziale dell'investigazione. E la svolta al caso, infatti, è proprio quello che succede nel caso di Terry Broom, perché la polizia riesce a trovare Terry Broom proprio grazie a una telefonata. Nella tarda mattinata, intorno alle 13, ricevetti una telefonata. Una telefonata anonima che mi diceva che l'omicida era scappata a Zurigo e che si trovava presso l'hotel Banposto di Zurigo. Sì? Una telefonata per lei, è un anonimo. Sì, me lo passi. Commissario? So che Terry Broom si è data la fuga. E lei che è? Non importa chi sono io. Quello che importa è che so dov'è la ragazza. Ci dica quello che sa e poi controlleremo. Hotel Banpost. Zurigo.
avendo degli ottimi rapporti con la polizia svizzera, chiamai telefonicamente i colleghi della questura di Zurigo pregandoli di effettuare un sopralluogo presso l'hotel Banpost nel caso trovassero Terry Broom. In effetti, dopo qualche ora ricevetti una telefonata dalla Svizzera con cui mi veniva confermato che Terry Broom era stata trovata e si trovava presso la questura di Zurigo. Aveva immediatamente confessato l'assassinio alla prima contestazione che le era stata fatta dai colleghi svizzeri. Successivamente, tramite la Procura Generale di Milano, ottenni un ordine di arresto internazionale e così, una volta giunto a Zurigo, chiesi al giudice istruttore di poter avere un colloquio informale con la ragazza, la convinsi a rinunciare all'estradizione per accorciare appunto i tempi, lei acconsentì e prendemmo il treno per Chiasso. Alla frontiera di Chiasso procedetti all'arresto effettivo della Terry Broom. La Broom confessò subito in Svizzera il delitto che aveva appena commesso. Posso dire che la confessione, come sempre avviene, ha influito positivamente insieme a tutto il residuo comportamento processuale che ha avuto, perché quantomeno le è valsi in primo grado di ottenere le attenuanti generiche ed una pena ovviamente adeguata a questa attenuante, e tra l'altro che partiva dal minimo della pena, che è 21 anni, come ormai è noto. Quando fu disposta perizia, io e i professori Ponti e Penati, che eravamo appunto i periti dell'ufficio, riuscimmo effettivamente a individuare tutta una serie di caratteristiche psicologiche, direi psicopatologiche, riguardo a Terry Broom. Devo anche premettere che Terry Broom aveva avuto anche una storia direi drammatica, a cominciare dalle violenze subite dal padre, violenze fisiche. Il padre picchiava tutti i figli. Poi ci fu un episodio davvero drammatico di una violenza sessuale di gruppo che lei subì a 16 anni. E poi cominciò tutta una storia all'insegna, direi, della dipendenza. Ecco, direi che forse si può compendiare la personalità di Terry Broom nel senso di una personalità dipendente. Dipendente sia per il suo ricorso abituale, anche ben precedente al delitto, alle sostanze d'abuso, le più varie, direi che qualsiasi cosa trovasse, mi viene da dire. Quindi alcol, quindi benzodiazepine, e poi la droga d'elezione che per lei fu la cocaina. E dipendente anche dalle persone. Sembrava una donna che non poteva vivere se non aggrappata al braccio di qualcuno. Dunque l'assassina di Francesco D'Alessio alla fine viene scovata. Si trova in Svizzera, a Zurigo, in una pensione proprio di fronte al commissariato. Però gli inquirenti che la trovano non si trovano davanti una feroce assassina, ma in realtà una ragazza fragile, insicura. L'avete sentito, la dottoressa Merzagora, la criminologa, la definisce proprio così. Tanto che la polizia, quando le chiede di interrogarla, lei subito domanda un avvocato, le dicono che non è possibile, lei risponde: allora torno a dormire. In realtà è una personalità complessa, Terry Broom. Avete sentito dal filmato, ha subito violenze quando era ragazzina, ha alle spalle un matrimonio fallito, si è sposata a soli 18 anni, poi è scappata a New York in cerca di fortuna, ma in realtà questa fortuna non la troverà mai nella Grande Mela. Anche lì farà gli incontri sbagliati, soprattutto con la cocaina e con altre droghe. Tanto che alla fine, quasi in una sorta di desiderio di tornare a casa, di tornare indietro nella propria vita, torna nella Carolina del Sud. È lì che incontra nuovamente la sorella, Donna Broom, che invece ha avuto molta più fortuna di lei. È andata in Europa, ha fatto la modella, è riuscita a fare la modella, è diventata anche la donna copertina di un libro che è un po' l'emblema di quegli anni, Sotto il vestito niente. Ed è proprio Donna Broom che propone alla sorella Terry di seguirla in Europa, in particolare in Italia, a Milano per l'appunto, in cerca di fama e di fortuna.
Dottoressa Carlini, che tipo di personalità è quella di Terry Broom? Sicuramente complessa, ma dal punto di vista psicologico come la possiamo inquadrare? Sì, come emerge dall'elaborato peritale, Terry ha una personalità fragile ed immatura, il che le proibisce di prendere nel corso della sua vita in mano il proprio destino. C'è una frase significativa che emerge dai colloqui, quando le viene chiesto perché dopo la violenza di gruppo si fidi a prendere un passaggio da uno sconosciuto, lei dice: io avevo bisogno di fidarmi di qualcuno. Credo che questo suo bisogno l'abbia portata nella vita a fidarsi un po' di tutti e poi la fragilità abbia fatto il resto. Quindi lei non voleva credere che il mondo fosse cattivo, tra virgolette, mi passi il termine poco tecnico. Sì. Aveva bisogno di incontri positivi nella sua vita. Esatto, di cercare il buono, di illudersi, di trovare il buono anche dove evidentemente il buono non c'era. Perché in realtà di storie violente, negative, ne aveva subite tante nella vita Terry Broom. In particolare molti traumi appunto l'avevano segnata e forse proprio ripercorrendo gli ultimi momenti della serata prima dell'omicidio possiamo capire esattamente che cosa è scattato nella mente di Terry Broom, che cosa l'ha portata ad uccidere Francesco D'Alessio. Dobbiamo però tornare al Nepenthe, a Milano, nella discoteca cosiddetta dei VIP, dove vittima e carnefice si incontrano in una serata come tante. Tutti al Nepenthe. Ci arrivammo nello stesso modo e poi ci ritrovammo lì in modi diseguali, perché arrivavano le padrone nuove di Milano, ovvero le modelle. Che falcata, che stivali, che minigonne, che occhi strafottenti. Non si davano tutte immediatamente subito, li sapevano far aspettare. Terry Broom mi raccontò che la sera precedente l'omicidio era stata assieme al suo fidanzato Giorgio Rotti al locale notturno Nepenthe. Giugno 1984, ore 1:30 circa. La modella Terry Broom e il suo fidanzato Giorgio Rotti entrano al Nepenthe, meta fissa degli amanti della dolce vita milanese. Al Nepenthe incontrano Francesco D'Alessio, un personaggio molto noto negli ambienti notturni. D'Alessio ha la passione per il gioco, le donne, e il suo interesse negli ultimi tempi sembra essersi concentrato proprio su Terry Broom. Non è la prima volta che Terry si imbatte in D'Alessio e ad ogni circostanza l'uomo non perde occasione di farle avance esplicite ed insistenti. Quella sera, D'Alessio riferisce anche i particolari di un festino tenutosi poco prima a casa del suo amico Carlo Cabassi, a Casorezzo, vicino Milano. A suo dire, durante quella serata, Terry si sarebbe concessa contemporaneamente a diversi invitati. Alla bellezza di Terry e alla sua disponibilità. I rapporti tra la Terry Broom e D'Alessio erano stati rapporti molto particolari e strani, perché la Terry rivendicava per sé il diritto di accompagnarsi con chi voleva, mentre D'Alessio in pratica pretendeva che, siccome la Terry aveva avuto altri rapporti con altri amici, con altre persone del gruppo, dovesse necessariamente anche non rifiutarsi di accompagnarsi con lui. Questo è stato uno dei temi del processo,
che poi è stato trattato a lungo durante il dibattimento. Uno dei temi che è stato molto trattato e che non è passato, devo dire che non è passato nel corso dei due processi, dei due gradi di giudizio, è stato quello della provocazione. Io avrei voluto che si riconoscesse che D'Alessio aveva provocato Terry con certi atteggiamenti che pur sono stati storicamente provati, ma alla fine la Corte ha deciso che quegli atteggiamenti, pur riconosciuti, non costituissero provocazione, non arrivassero al punto da costituire provocazione. Questa è stata la sintesi, diciamo, della decisione in ordine all'atteggiamento di D'Alessio nei confronti di Terry Brum. Non mi posso fidare di te. Terry, sono stupido. No, tu mi devi ascoltare. A Milano mi conoscono tutti. Tu non sanno neanche chi sei. Di ritorno dal Nepenta, Giorgio Rotti e Terry Brum iniziano a litigare. Giorgio è profondamente offeso da quanto raccontato dal D'Alessio su Terry, tanto che vuole interrompere la relazione con la ragazza e pretende che lei gli restituisca anche tutti i gioielli che le aveva regalato, compreso l'anello di fidanzamento. Dopo la notte del Nepenta ritornano al residence. Qui si ha una lite abbastanza accesa perché Rotti contestava a Terry che dinanzi ai suoi amici gli faceva fare una brutta figura. È evidente che la serata al Nepenta è una serata molto movimentata, fatta di provocazioni, sentivamo, ma anche di umiliazioni per Terry. Tanto che una volta a casa Terry vede andare in frantumi quella che è la vita che si era prospettata per il futuro. Il suo fidanzato attuale, Giorgio Rotti, la lascia, le chiede indietro tutti i gioielli che gli aveva regalato e soprattutto l'anello di fidanzamento. È proprio quella, forse la scintilla che innesca l'esplosione, il dettaglio che fa scoppiare la tragedia. Ma che cosa succede esattamente nella mente di Terry Brum? Lo scopriremo tra poco, dopo la pubblicità. Allora, vi dicevo, cerchiamo di entrare nella mente di Terry Brum e di capire che cosa è successo esattamente dopo il litigio con il fidanzato Giorgio Rotti. Una volta al residence, dopo la lite con Rotti e dopo che Rotti era andato a dormire, lei era rimasta sul divano ripensando a ciò che le era accaduto le sere precedenti. Prende l'arma, fa una telefonata al D'Alessio dicendo di essere Diana e che lo avrebbe raggiunto di lì a poco. In effetti si presenta all'abitazione di Corso Magenta. Hey Francesco, how are you? Che? Yes, it's Diana. Do you remember me? Certo, Diana. Great. How are you? What are you doing? Sono con un'amica. Oh, yes? So, can I reach you? Certo, dai, veloce, ti aspettiamo. Okay, I'm coming. Bye-bye. Dunque, dottoressa Carlini, qui è evidente che succede qualcosa nella mente di Terry Brum. Queste provocazioni che lei stessa peraltro dice di aver subito svariate volte fanno scattare qualcosa, le ricordano qualcosa. A suo avviso che cosa succede?
Beh, Terry, l'abbiamo visto, era stata vittima di una violenza sessuale di gruppo quando aveva 16 anni. Quella, oltretutto, era stata la sua prima esperienza sessuale. È chiaro che, a mio avviso, vi sia un richiamo esplicito rispetto a quello per cui D'Alessio l'accusa, no? Il fatto che lei abbia partecipato ad un orgio. Inoltre, lui dice di lei che lei era particolarmente abile nel sesso di gruppo perché un solo uomo non la soddisfava. Io chiedo che ci sia un'associazione palese all'esperienza di violenza sessuale che lei aveva vissuto e che l'aveva sicuramente segnata profondamente. Quindi lei sovrappone questa presunta orgia di cui racconta D'Alessio con lo stupro di gruppo. E questo è il meccanismo, secondo lei, che fa scattare... Io penso che sì, che un richiamo ci sia inevitabilmente, ci sia stato. Senta, poi in realtà loro litigano con il fidanzato Terry Brun, con Giorgio Rotti. Lui le chiede di riconsegnare tutti i gioielli, ma soprattutto l'anello di fidanzamento, che sembra un po' un simbolo, no? Sembra, sì, un po' l'elemento simbolico della vita che va in frantumi, di una possibile vita finalmente tranquilla che lei si era prospettata per il futuro. È così. Oltretutto con un uomo che lei distingue dal resto del genere maschile che aveva incontrato nell'arco della sua vita. Infatti Terry, per le esperienze che aveva vissuto, solitamente attribuiva al genere maschile gli attributi di aggressività, di violenza, e contrapponendoli alla gentilezza femminile, tant'è che giustificava le sue esperienze omosessuali proprio come una ricerca di tenerezza più che di sessualità. Ricordiamo anche perché è stata malmenata e maltrattata dal padre sin da piccina, quindi esatto, è evidente che aveva identificato il genere maschile con una figura violenta. Genere aggressivo con una figura violenta. E Giorgio è l'unico uomo che lei descrive come un uomo gentile, garbato, educato, quindi evidentemente per lei era diverso da tutti gli uomini che aveva incontrato. Quindi l'idea che questa vita con lui va in pezzi proprio per colpa le fa saltare... può aver scatenato, insomma, quella scintilla. La furia omicida. Quindi sicuramente è stato, come dire, un insieme di droga, di alcol, ma anche un insieme di soprusi che la ragazza ha subito. Soprusi e provocazioni, appunto, da parte del D'Alessio, che la spingono e la trasformano, più che la spingono, da una ragazza vittima di se stessa, ma soprattutto degli altri, a diventare invece un'assassina. Chi è? It's Diana. Diana, sali. Ok. Ah, ma sei tu! Come on, baby! Ehi, guarda che c'è! Hi! Terry, vieni. Oh, la notte è ancora lunga. Ehi, dai che ci divertiamo. Che bella che sei. Guardate quanto siete belle tutte e due. Don't touch me. Ehi, che c'è? Calmati, baby. Hey, I'm not your baby, ok? Non sono la tua baby. Ah, ma ti sei offesa. Ti sei offesa per quello che è successo prima, al locale. No. No, but you have to leave me alone. Come on, baby. Non ti arrabbiare. Dai, su. Oh. Andiamo di là che ci divertiamo un po'. Dai. Ci prendiamo un po' di relax. Don't touch me. You have to leave me alone. No. Go away. Calm down. Not gonna calm down. You're ruining my life. You know what? Not gonna calm relax. Down, leave, baby. Leave calm me down. Alone. Let me go. Leave me. Leave me. Go. Leave me. Don't worry. Terry Brun non si è mai sentita assassina, cioè non si è mai sentita colei che volontariamente ha ucciso il povero D'Alessio. Si sentiva ovviamente come colei che aveva causato la morte di D'Alessio. Sembra un sofisma, non lo è, perché un conto ritenersi assassina, che significa avere voluto il delitto, un conto ritenersi causa della morte, significa non avere voluto il delitto, significa che evidentemente per una serie di circostanze ha provocato la morte, ma la morte non era voluta. Questa era la sensazione che aveva Terry Brun dall'inizio dell'indagine. Qualche volta capita che, come dire, ritorni tutta una storia di vittimizzazione e magari addirittura una sorta di identificazione con la figura dell'aggressore, in coloro che magari sono stati in precedenza sempre vittime e a un certo punto decidono appunto di invertire i ruoli.
In questo caso specifico direi che una grossa componente l'ebbe proprio l'abuso di cocaina. Quella sera in particolare, dopo il litigio, dopo quello che lei percepì come un'aggressione alla sua immagine da parte della vittima, lei non riusciva a dormire, cercò in casa qualcosa da dei giochini elettronici, qualcosa per passare il tempo, e ahimè trovò una pistola e vabbè, sa va a san dire dell'altra cocaina che c'era assunse di nuovo. Lei riferisce che la pistola la fece pensare alla vittima, si recò a casa della vittima, disse a noi, solo per minacciarla, senza nessuna intenzione veramente aggressiva, autenticamente lesiva. Ci fu un litigio, una colluttazione, e da quel che lei riferisce quasi il colpo partì da solo. Naturalmente anche qui che si tratti di una ricostruzione fatta in chiave defensionale sua, o magari un'autentica sua percezione che i fatti siano andati così o che invece le cose siano diverse, beh, come dire, io non c'ero. In realtà Terry Broom dice anche qualcosa di più, dice di voler uccidere quello che è la sua persecuzione. Un uomo che qualcuno definisce molto violento, qualcun altro invece definisce sensibile, fragile, dunque due letture davvero opposte. Tanto che il padre di Francesco D'Alessio, quel Carlo D'Alessio di cui parlavamo a inizio di puntata, non ha mai creduto davvero alla versione di Terry Broom omicida solitaria. Avvocato Paglia, ci sono degli elementi che possono farci pensare che in realtà i fatti si siano svolti in modo diverso? Ma direi proprio di no, cioè non è giustificato pensare questo oggi così come non lo era del resto allora. Noi abbiamo una sentenza che ha accertato i fatti ed è basata su degli elementi ben precisi. Innanzitutto Terry Broom rese confessione, la rese già in occasione del primo fermo dell'arresto alle autorità elvetiche e poi successivamente anche al sostituto procuratore della Repubblica di Milano. Teniamo anche presente che al di là della confessione vi fu una persona presente presso la casa di Francesco D'Alessio dall'entrata presso l'appartamento di Terry Broom fino a che, dopo aver esploso i colpi di pistola, Terry Broom non uscì. Quindi abbiamo un testimone ai fatti. E poi è anche accertato che Terry Broom, al di là della confessione, rivelò subito dopo il fatto di aver commesso l'omicidio a Giorgio Rotti. Quindi il fatto storico accertato, non vi possono essere dubbi sulla colpevolezza. Quello che infatti è chiaro, come diceva lei, che in realtà Terry Broom si fa, una volta trovata, si fa arrestare subito, confessa già in Svizzera la sua colpa e poi, una volta rientrata in Italia, racconta agli inquirenti la sua versione dei fatti. Sentiamola. Mi parli della sera in discoteca? Dopo Nefenta, me and Giorgio, we fight. A casa dopo, he took all my jewelry, my rings, my earrings, everything. He didn't want to marry me anymore. Dice che dopo essere stati al locale, lei e Giorgio hanno litigato. Lei gli ha restituito l'anello e l'orologio e Giorgio era molto arrabbiato e ha detto che non l'avrebbe più sposata. E la pistola era di Giorgio? Sì, yes. Ho trovato, I found the gun and I thought of Francesco, but I didn't want to shoot him. Sì, la pistola era di Giorgio. Quando l'ho vista ho pensato a Francesco, ma non avrei voluto ucciderlo. Aveva preso droghe e alcol? Did you take any drugs or alcohol? Due giorni. I took cocaine, cocktail, vodka and cocktails, sì. E da chi comprava la droga? Who sold you the drugs? No, nobody. Tutti dare me droga, io non comprare.
L'interrogatorio di Terry si svolse in questura, era appena tornata dalla Svizzera, era ancora traumatizzata da quello che era successo, parlava male l'italiano, abbiamo dovuto tutti assisterla anche dal punto di vista psicologico e ribadì comunque nel corso dell'interrogatorio che era lei l'autrice del delitto, su questo non c'era il minimo dubbio ormai. L'assunzione di sostanze stupefacenti, così come è avvenuto nella fattispecie da parte della Terry Bloom, è stata ritenuta dalla Corte d'Assise, che l'ha processata, come un aggravante. Poi, in realtà, in grado d'appello, l'assunzione di sostanze stupefacenti ha, in un certo qual senso, concorso alla diminuzione della pena. Questa ragazza, una volta confessato l'omicidio, in effetti l'ho trovata pentita di quello che aveva fatto. Sin da subito ho avuto la convinzione che lei non volesse effettivamente ammazzare il D'Alessio, ma che l'omicidio fosse scaturito per una serie di circostanze psichiche che si sono accavallate in lei, in cui all'improvviso quella notte le erano tornate alla mente prepotenti tutte le immagini e tutti i soprusi che a suo dire il D'Alessio le aveva fatto. La base su cui concludemmo per la seminfermità di mente fu duplice. Fu intanto questa struttura di personalità, che dire poco armonica è usare un eufemismo. L'altro elemento fu l'abuso di sostanze, in particolare di cocaina, che fu valutato da noi non solo come un abuso acuto, cioè non solo una questione di quel momento, ma un abuso cronico, cioè lei era effettivamente cronica intossicata da sostanze. Dunque, dopo la confessione, in realtà il processo va avanti, però mano a mano che procedono le udienze, Broom comincia a cambiare, tanto che si presenterà durante un'udienza d'appello dicendo addirittura di essere pentita, che Francesco forse non meritava di morire. Quello che è certo è che l'atteggiamento di Terry Broom ha influenzato molto il processo, perché non c'è più l'immagine della ragazza come lucida assassina, ma come ragazza fragile. Questo sarà importante, tanto che non verrà riconosciuta la premeditazione, verrà invece riconosciuta la semi-infermità mentale. Avvocato Paglia, quali sono i punti per sintetizzare fondamentali del processo a Terry Broom? Ma il primo elemento dobbiamo considerarlo già nella fase delle indagini, ovvero la confessione. La confessione in questo caso è importante perché verrà a connotare positivamente il comportamento processuale di Terry Broom e quindi poi a decidere anche sulla pena fra altri elementi che verranno considerati. Poi in primo grado come va a finire? Che pena gli viene comminata? Allora, in primo grado diciamo che si è parecchio discusso sulla pena, perché qualcuno ebbe forse dal punto di vista mediatico a ritenere la pena già mite. In realtà non possiamo sostenere questo, noi ci troviamo di fronte ad una pena che è stata correttamente, legittimamente calcolata e venne presa in considerazione il minimo della pena previsto per il reato di omicidio, quindi 21 anni di reclusione. Vennero a Terry Broom concesse le attenuanti generiche, quindi questo portò ad una diminuzione della pena spinta fino ad un terzo e quindi 14 anni di reclusione in primo grado. Avvocato, però mi spiega una cosa, come mai non è stata riconosciuta la premeditazione? Di fatto Terry Broom esce di casa, da casa di Rotti, con la pistola in tasca, dunque evidentemente con l'intenzione di uccidere. Allora, in questo caso bisogna fare riferimento alla sentenza di primo grado, perché sul punto dà ampia motivazione. Ora, vengono prese in considerazione una serie di esitazioni, di ripensamenti da parte di Terry Broom nella commissione del fatto, che portano certamente lontani da quel concetto di premeditazione. Dobbiamo pensare che Terry Broom non uscì di casa, si precipitò nell'appartamento del D'Alessio, impugnò la pistola e sparò. Ma vi fu un divenire ben diverso. Arrivò presso l'appartamento del D'Alessio, vi fu una concitata discussione, la discussione deteriorò pian piano, gli insulti del D'Alessio si facevano sempre più forti, quindi trasaliva Terry Broom in uno stato di esasperazione. Teniamo anche presente che vi è un passaggio ben preciso, anche questo accertato in sentenza, ovvero che ancor prima di sparare Terry Broom ebbe una serie di esitazioni.
prese la pistola che si trovava nella borsa, la passò nella tasca, la impugnò e, ormai esasperata da quella discussione, esplose i colpi di pistola. Per questo, voglio dire, la premeditazione non fu ritenuta essere riconosciuta. Quello che è certo è che durante l'iter del processo Terry Broome è molto cambiata. Seguirà un percorso in carcere in cui lei stessa dirà di essere addirittura rinata. Allora ripercorriamo nelle immagini quello che ci raccontava l'avvocato Paglia, cioè come è stata esattamente giudicata Terry Broome. Nel giugno 1986 Terry Broome viene riconosciuta colpevole di omicidio volontario non premeditato di Francesco D'Alessio e viene condannata a 14 anni di reclusione. In seguito, la Corte d'Assise d'Appello riconosce la sussistenza di un vizio parziale di mente e nel maggio 1987 la pena viene ridotta a 12 anni e mezzo. La sentenza nei confronti di Terry è stata una sentenza che posso definire equa. C'è stato un processo di primo grado nel quale il tema della sua semicapacità di intendere di volere non era stato accolto. Noi abbiamo coltivato questo tema in appello. In appello la sua semi-infermità mentale è stata riconosciuta con diminuzione di pena. Le sentenze, devo dire, sono state abbastanza eque. Tentavamo di ottenere la provocazione, non l'abbiamo ottenuta. In appello abbiamo, a mio giudizio, giustamente ottenuto la diminuente della semi-infermità mentale, di tal che la pena definitiva, anche in considerazione che poi abbiamo usufruito di un anno di condono, è apparsa abbastanza equa. Francesco D'Alessio ha avuto sicuramente una sentenza che non gli ha fatto giustizia, né i familiari di lui, né soprattutto la moglie, perché non si è voluto approfondire sulle effettive responsabilità, su quelli che erano i mandanti morali dell'omicidio, perché la povera Terry Broome era una ragazza di campagna che aveva la sorella Donna Broome, più famosa, era venuta in Europa dall'America per cercare successo, invece era finita in un ambiente amorale, sicuramente non commendevole, e venne spinta da qualcuno a sparare ad D'Alessio. Al di là delle diverse ipotesi avanzate dall'avvocato di parte civile, Terry Broome ha scontato la sua pena, ulteriormente ridotta a 7 anni e mezzo di carcere per buona condotta, 4 dei quali passati in semilibertà, con un lavoro diurno prima di ceramista e poi di insegnante d'inglese. Ma vediamo insieme che fine hanno fatto i protagonisti, i personaggi di questo giallo degli anni Ottanta che ha visto coinvolti ragazzi e ragazze davvero giovanissimi. Terry Broome, una volta scarcerata, il 22 febbraio del 92, è partita per il South Carolina, suo paese di origine, con l'idea di cambiare assolutamente vita e di tornare una ragazza normale. Devo dire che ho seguito Terry in tutto il suo percorso carcerario, posso dire fino all'aeroporto, quando l'ho riaccompagnata negli Stati Uniti, in pratica, nel senso che l'ho imbarcata sull'aereo. Terry non solo si è pentita, ma si è finalmente reso conto del disvalore di tutta la sua condotta, e quindi posso dire che era una ragazza ritrovata quando ha finito di scontare la sua pena. Credo che il percorso carcerario della ragazza sia stato un percorso positivo, e mi risulta che in sostanza nessuna lagnanza ci sia mai stata da parte del personale del carcerario in merito al comportamento della giovane americana. Con il caso di Terry Broome abbiamo cercato di raccontarvi le debolezze di un mondo apparentemente perfetto, rutilante, a cui moltissime ragazze negli anni Ottanta volevano appartenere. Vi abbiamo anche raccontato la debolezza, la fragilità di una donna che diventa assassina, ma che lei stessa è vittima di un sistema che in qualche modo stritolava le ragazze più deboli e che porta una giovanissima modella caricata di odio e di droga a trasformarsi in un'assassina. La storia di Terry Broome, come tutte le nostre puntate, la potete trovare sul nostro sito donnevittimecarnefici.la7d.it.
Ma l'esasperazione in realtà è anche la protagonista della prossima puntata che affronteremo. È l'esasperazione di una donna che, vittima dell'ossessione di un uomo, cerca di difendersi come può, con tutte le sue forze, ma avrà la peggio. Perché è la storia di un delitto davvero inquietante, perché è un delitto annunciato. La storia di un vero e proprio predatore. È il cacciatore di anoressiche.